Massimo ci ha fatto il regalo di esporre i suoi quadretti. Che adesso sì, è un regalo per noi, perché no, per noi è un regalo perché io avevo intravisto qualcosa e mi era piaciuto subito, per cui lui è stato così carino da farceli, da mostrarceli. E quindi adesso ce li illustra. Allora, innanzitutto non sono un pittore professionista, sono semplicemente un appassionato. E allora adesso ho ripreso a dipingere dopo tanti anni, non avevo più il tempo per dipingere. E allora ho deciso di cominciare dagli acquerelli, che hanno sempre avuto un posto particolare per me nella mia vita artistica. E niente, ho semplicemente dipinto soggetti o idee varie, perché così potevo testare la mia tecnica su diversi soggetti. Non c'è una vera storia, non c'è una vera motivazione, ma semplicemente ho pensato di dipingere delle cose diverse per cercare appunto la mia strada, perché poi magari a furia di dipingere delle cose, quando si trova la vena giusta o la cosa che ti stimola, riesci a farlo più volentieri. Quindi niente, ho dipinto delle cose che appartengono alla mia vita o comunque alle mie passioni, e sono tutte qua, sono pochissime perché ho ripreso da poco tempo. E l'acquerello perché? Perché l'acquerello è un'altra tecnica? È quello che ti viene meglio, che ti piace di più? No, allora, innanzitutto è più rilassante rispetto ad altre tecniche, e poi cioè, la cosa che mi piace dell'acquerello è che bisogna dipingere, forse magari anche con altre tecniche, però con l'acquerello maggiormente bisogna dipingere a strati. Alcuni dipingono dallo strato più leggero a quello più pesante, altri dipingono diversamente, però a me piace costruire sopra di vari strati, quindi uno strato più chiaro, poi altri più scuri, cambiando i colori per arrivare ai risultati che si vedono. Ovviamente la mia tecnica è primordiale, no. Niente di... Comunque sì, questa è la mia nuova gattina, che è arrivata da 3 mesi a casa. E tra quelli che hai fatto, qual è quello che preferisci? Quello che preferisco? Allora, innanzitutto non esiste quello che preferisco. Ce n'è uno da cui non mi separerò mai, okay, che è questo. Ah, no. Perché? Qui si è trovato molto bene. Perché io ho vissuto a San Francisco e San Francisco ha uno spazio particolare nella mia vita per vari motivi. E poi il Golden Gate Bridge per me ha uno spazio. Quanto tempo hai vissuto? Quasi 3 anni. Quindi per me il Golden Gate Bridge, essendo un ponte, sono andata a vivere negli Stati Uniti nel 2000, praticamente è come il ponte della mia vita, cioè da una parte è come se ci fosse la mia vita in Italia prima del 2000 e poi dall'altra parte c'è la vita dopo il 2000. Io? Ho ricevuto una richiesta di acquisto per il Buddha. No. Allora, questo è già prenotato, quindi questo devi andare via. Stasera va una via. Strada, no? Questo, per fortuna. Questo stasera va via. Questo stasera ha ricevuto un'offerta. Candy, vabbè, chi vuole? Candy lo compra chi? Quindi lo abbiamo noi. Ma poi, no, non sono qua in vendita, cioè sono qui perché me l'avete costretto. È vero, l'abbiamo costretto, è vero. Praticamente non sono in vendita, però se uno li vuole io li do volentieri. Tanto sono pezzi di carta. Queste cornici sono molto carine. Sì. Ma la chiesa, in realtà volevo disegnare semplicemente una struttura, diciamo, abitativa. E dato che esistono dei copyright sulle fotografie, ho trovato una fotografia senza copyright E ti è piaciuta? Mi è piaciuta perché ha questa forma triangolare con la punta verso l'alto. Questo è un regalo di matrimonio. Questo è un regalo di matrimonio. Chi l'ha fatto? Lolita ci ha regalato lo spremi agrumino. Lolita di Alessi. Che bravo, esatto. Il lavorello è Sì, ma poi sì. Ecco, questa è una cosa che invece voglio dire, perché io quando ho cominciato a dipingere, poi quando li fotografo e li pubblico su Instagram,
ci metto un tag quando io pubblico, che si chiama Meditando Dipingendo, perché io mi sono accorto che, dato che l'acquarello è una tecnica un po' lunga anche, cioè non è molto immediato, ci metti molto tempo, perché devi aspettare che asciughi uno strato per poi passare all'altro, no? E quindi nel frattempo magari pensi e mediti, o comunque diciamo che il mio yoga in questo momento, sì, è dipingere. Mi diverto moltissimo, diverto tra virgolette, nel senso che come dicevo prima, io ho un alter ego che ha bisogno di essere pacificato ogni tanto. Quindi niente, ognuno di voi dovrebbe trovare il proprio, la propria meditazione, perché io mi sento meglio da quando dipingo. E poi faccio anche delle cose che sono gradevoli e almeno li conservo. Cioè, ho delle... Tu li conservi o le regali? No, nel senso che ho dei punti di riferimento delle varie tappe che succedono mentre io medito. Quindi abbiamo due meditatori questa sera. Lui con le parole, Antonio io con le parole. E noi con i viaggi invece.